Ciao a tutti cagnacci, questa mattina sono veramente incazzato perché mi sveglio e vedo uno stato di Roberto Bonetti dove praticamente annuncia che ha messo privati tutti i suoi video. Il link di Roberto Bonetti del suo stato lo trovate qui sotto. Questo è successo, diciamo, da un evento scatenante, il video di Daniele Iavarone che trovate qui. Un video per me fascio fazioso perché è montato a regola d'arte per sostenere una tesi, e fascio perché ha l'intento di distruggere una persona. Perché un conto è criticare le opinioni di qualcun altro, un conto è criticare le azioni di qualcun altro, un altro conto è insultarlo, mettergli in bocca parole che non ha detto, tagliare le cose che ha detto per farle risultare in un modo diverso. Cioè, questo vuol dire affondare la reputazione di una persona. Quindi è un atteggiamento fascista perché punta a tappare la bocca ad altri attraverso la menzogna e attraverso appunto la faziosità. Ma voglio dirvi una cosa su questo Daniele Iavarone. Vorrei partire dal personaggio. Che personaggio è Daniele Iavarone? Daniele Iavarone è fondamentalmente un complottista. È uno di quelli che si informa sui blog. Se ha un'idea, si legge soltanto il libro che possa sostenere la sua idea e quindi alla fine ha delle idee sbagliatissime su tanti argomenti. Io vi invito, così a caso, a chiedere a Daniele Iavarone, ma tu che ne pensi? Daniele Iavarone, ma tu che ne pensi dell'Olocausto? Fate questa domanda magari proprio a quel video di Iavarone, chiedeteglielo. Che ne pensi dell'Olocausto? Chissà che la risposta non vi sorprenda e vi faccia addirittura capire di più chi è il buon Iavarone. Fategli la domanda, chissà la risposta quale sarà, non si sa. Dopo di questo, dopo che avrete ricevuto la risposta e vi sarete fatto un'idea generale, riguardate un attimo il video e cercate di notare alcune cose. Come ad esempio siano state estrapolate delle battute, dei piccoli siparietti all'interno di un video che sono stati presi da un contesto nel momento in cui lo diceva scherzoso e usati per simulare come se quelle fossero le opinioni serie su un determinato argomento. Addirittura ci sono dei momenti in cui lui taglia e mette insieme un idiota, come se Roberto Bonetti si riferisse a tutti i bambini di 13 anni come idioti. I bambini di 13 anni sicuramente non capiscono un cazzo, questo è un dato di fatto. Basta vedere come si comportano su YouTube, basta vedere addirittura come sicuramente i 13 anni avranno accolto il video di Iavarone dicendo «Oh, che bello il video, è fatto bene», quando non si rendono nemmeno conto dell'opera di disinformazione e soprattutto di l'opera faziosa che ha messo in atto questo youtuber soltanto perché gli stava antipatico un altro youtuber. Poi, per dimostrare la mala fede dei contenuti di questo video, vi basterà questo aneddoto, questo piccolo dettaglio. Ieri ho commentato il video di questo personaggio dicendo: mamma mia, complimenti, mettere le cose insieme per farle risultare in modo completamente diverso dal contesto in cui sono stati utilizzati è un capolavoro di disinformazione, ma non mi aspetto null'altro da chi ha fatto degli strafalcioni incredibili su Anna Frank. Mi ha cancellato il commento e mi ha bloccato. Ovviamente quando il buon Iavarone non riesce a confrontarsi, non può confrontarsi normalmente con un'altra persona, ci riesce soltanto se può tagliuzzare i video, può tagliuzzare le cose dette, le mette insieme, fa delle battutine, prende pezzettini di film che buttano tutti in cacciare, allora il confronto lì, no, non c'è un confronto, allora lì può uscirne bene, perché giustamente monta tutto come vuole lui, come vuole far apparire. Appena c'è qualcuno nei commenti in cui deve dialogare, ovviamente Iavarone ti blocca e cancella il commento. Ecco il buon Iavarone come si comporta. Ma passiamo anche un attimo ai contenuti del video, dopo avervi spiegato, insomma, chi è il personaggio, qual è il suo modo di agire, l'intenzione denigratoria che c'era dietro al video, fatta solo per antipatia verso qualcuno. Terribile, fascista sta cosa. Vi voglio parlare un attimo dei contenuti del video. Nei contenuti del video dice che un bambino di 13 anni può ragionare, argomentare meglio di uno di 30. Boiate.
Cioè, da quando sto su YouTube non è mai successo che un ragazzino di 13 anni commentasse con più di un fatti una vita, eccetera, eccetera. Per cortesia, Iavarone, vivi in un mondo a parte, questo si è capito benissimo. Va bene così, ma non puoi pretendere che noi ci beviamo le tue stronzate. Un bambino di 13 anni che argomenta e ragiona meglio di uno di 30 è un'eccezione non rara, rarissima, e per difetto di qualche trentenne, sicuramente non è la normalità. A un certo punto parla di scuola, dice che la scuola non serve a niente e cerca di difendere questo assunto. Sono andato a ricercare un po' degli educatori di cui lui parlava, dicendo che ci sono degli episodi all'interno della scuola dove gli insegnanti diseducano o compiono atti di violenza, atti di razzismo, eccetera. È vero, è vero. Cioè, non è una novità. Sono dei casi che succedono, ma si può valutare la bontà di un'istituzione su casi isolati quando ci sono migliaia di insegnanti che per pochi euro fanno da seconda famiglia ai figli di coppie e di genitori che non, ormai nella società moderna non vogliono più star dietro ai ragazzini e si assumono responsabilità, vengono denunciati. Cioè, Iavarone, ma porco Giuda, esci di casa, vuoi fare il fratello alla pari, il ragazzo alla pari, ma te ne devi prendere uno, a mio parere, perché secondo me sei fuori dal mondo. Dire che la scuola non serve a niente va contro ogni libro di pedagogia esistente. Io a casa ho dei libri di pedagogia che dovevano essere usati da chi fa concorsi per entrare nella scuola. È scritto chiaro e tondo che la scuola è fondamentale per un ragazzo, non per quello che può imparare, perché lì potresti aver ragione tu. Quello che io imparo a scuola posso impararlo tranquillamente a casa e con qualsiasi altro metodo di studio. Quello che ti dà la scuola è l'imparare che ci sono delle regole da rispettare quando non sei in casa. Ci sono degli altri adulti rispetto ai tuoi genitori a cui devi prestare attenzione. Ci sono delle persone con cui devi imparare a relazionarti, a capirne le differenze, a capirne le personalità. È una palestra di vita prima che di insegnamento. E poi è ovvio che singolarmente, se io studio da solo con qualcuno, apprendo di più, ma non è importante apprendere delle nozioni, è importante fare una palestra di vita. Stare insieme ad altre persone e capire che non esistiamo solo noi è una delle prime cose da imparare, perché i bambini vivono all'interno di un nucleo familiare dove esistono solo loro. Uscendo dal nucleo familiare, andando in una scuola insieme ad altri ragazzi, imparano che sono in una società, che devono dare un occhio agli altri. Ma Iavarone ovviamente si informa su blog, cerca soltanto le notizie che gli fanno comodo e quindi riesce a non parlare di questi discorsi importanti, di come sia la scuola importantissima. L'OCSE dice che la scuola è al tot posto del mondo. Sì, ma quali sono i criteri? Non citarli è facile. Se mi si parla di connessioni internet, di preparazione all'inglese, se mi si parla di tante cose, concordo con l'OCSE, però bisogna vedere anche quali criteri. Quando la scuola elementare fino a prima della Gelmini era la terza in Europa. Quindi, caro Iavarone, prendere i dati, citarli come vuoi, non citare i parametri, è un'opera di disinformazione enorme di un complottista. Ma ripeto, chiedete un po' a Iavarone cosa ne pensa dell'Olocausto e in base alla risposta poi capirete come mai non si capiscono, come mai c'è questa faziosità in quello che dici, il citare una fonte piuttosto che un'altra, eccetera, eccetera. Un video ridicolo. Però non voglio sminuirlo così perché il ridicolo ci si può ridere. Invece è veramente un'opera di delegittimazione, sembra uno di quei video delle campagne americane di delegittimazione dell'avversario. È terribile, è terribile. Ma un'altra cosa, lui dice che la scuola ammazza la creatività, presupponendo al fatto che non dobbiamo essere tutti creativi. A volte ci vogliono persone metodiche, magari per scoprire la cura una malattia non ci vuole un creativo, ci vuole una persona che ha studiato e tanto e che ha potuto studiare presso le migliori università, presso i migliori professori. Quindi è vero, ok, potrebbe ammazzare la creatività, questo non lo so, non sono uno psicologo, non lo posso dire. So che comunque le persone creative nel mondo sono venute fuori comunque. Non mi sembra che non ci siano pittori, che non ci siano artisti, che non ci siano, non so, attori, ecco. Il mondo si bilancia da solo quasi. Non è la scuola sicuramente che non permette a chi è creativo di venire fuori. Possono essere cambiate delle cose? Sicuramente, tantissime.
a dire che la scuola non serve soltanto perché è assurdo. Non ascoltate minimamente, non date valore e credibilità minimamente a quel video, perché è da fessi, è da polli. E mi stupisco della community che non ha capito l'opera fatta a tavolino fascista di delegittimazione di una persona. Perché è vergognoso, perché Roberto Bonetti in quei video criticava degli atteggiamenti come tirare verdure e pomodori addosso alle nonne, sparare. Signori, ma se io vedo un ragazzino di 13 anni che sta tirando un pomodoro addosso a mia nonna, il calcio in culo non glielo prometto e basta, ve lo assicuro. Ciao a tutti cagnacci e alla prossima.